Legnano doveva rialzarsi dopo il trend negativo che ha contraddistinto l'ultimo mese e contro il campus varese risponde presente all'appello. Partita mai in discussione al Pala Borsani con un avvio di gara da parte del solito Zao che impensierisce solo parzialmente la difesa e le ambizioni dei Knights con una tripla e una penetrazione che mettono subito in luce la sua qualità. L'attacco dei padroni di casa ci mette ben poco però a ingranare e iniziare a produrre. La prima frazione termina 32-15 e tutti gli interpreti a disposizione di Coccelli e Antonio riescono a rendersi protagonisti di giocate significative. Tommaso Marino risulta particolarmente ispirato dall'arco, mentre a macinare punti e gioco dal mid-range ci pensano Drocker, Antonietti e Sacchettini. Nonostante un secondo quarto in cui i numeri alla mano Varese riesce a rialzarsi, 26-27 il parziale, è Legnano a fare la partita e allungare costantemente concedendo spazi e rotazioni più lunghe e alternando con grande frequenza i giocatori che vengono impiegati maggiormente. Sul 58-42 dell'intervallo la gara è ben indirizzata per i Knights che comunque devono continuare a mantenere alta la concentrazione e cercare il ritmo che nelle ultime partite non si è visto. Il terzo periodo segna in modo indelebile la gara. Salgono di livello Blair e Sorrentino, autori di 15-16 punti, ma i padroni di casa colpiscono in tanti modi diversi e portano sempre più elementi in doppia cifra realizzativa. Alla terza sirena saranno addirittura 7 i giocatori di Eli Antonio con almeno 10 punti segnati, ai quali rischia di aggiungersi Jack Leardini che si ferma a quota 9 per l'86-57 del trentesimo. Gli ultimi 10 minuti servono solo a fissare il punteggio, volare oltre 100 punti, prima volta negli ultimi 6 anni, e a far fare un po' di esperienza ai giovani che giocano gli ultimi 5 minuti della gara. Varese cerca di contenere per quanto possibile le iniziative degli avversari, ma ci riesce solo parzialmente. Legnano vince 110-77, dopo una partita che serve ai Knights per riprendersi ed imboccare la giusta strada in vista dell'ultima fase di campionato. Prossimo appuntamento sabato pomeriggio ad Alba alle 18:30.